Adesso insieme a Riccardo Ciccarelli vi portiamo all'interno del liceo Redi di Arezzo per parlare di matematica, in particolare di giochi matematici, dove gli studenti proprio del liceo Aretino sono veramente un'eccellenza. Allora, a te, Riccardo. Ilaria, noi quest'oggi vi portiamo a scuola, siamo infatti ospiti all'interno dell'aula magna del Liceo Scientifico-Linguistico Francesco Redi di Arezzo per parlare dei giochi matematici, perché si avvicina un importante appuntamento dopo le fasi che hanno ovviamente accompagnato questo percorso con gli studenti protagonisti e saranno protagonisti anche del nostro collegamento. Intanto vado a raggiungere la professoressa Velia Guiducci, che ringrazio per la disponibilità, è con noi in qualità non soltanto di docente del Liceo Scientifico, ma anche come referente del territorio aretino proprio per i giochi matematici. L'appuntamento, professoressa, è per il 14 maggio con la fase conclusiva. Sì, infatti il 14 maggio si effettuerà a Milano la finale nazionale dei giochi matematici che coinvolgerà 2.000 studenti in tutta Italia. Consideriamo che si parte da 50.000 studenti partecipanti, quindi è già un grosso traguardo arrivare alle finali nazionali. Per quanto riguarda i partecipanti, questi sono 43 in tutto e vanno dalla prima media fino addirittura all'età sopra i 40, perché è proprio una gara che coinvolge alunni di varie età nelle varie, diciamo così, categorie. Io la cosa che vorrei sottolineare è che, come dice il titolo, si chiamano giochi matematici perché sono molto divertenti, hanno un testo molto collegato alla realtà e mettono in gioco logica, intuizione, ma anche fantasia e creatività, oltre che una grande passione per la matematica. Infatti tutti questi studenti sono uniti da questo aspetto, insomma, condividono una grande passione. Considerate che questi giochi sono stati effettuati anche nel periodo di lockdown, sono stati fatti online e hanno reso possibile il coinvolgimento dei ragazzi appunto su questioni problematiche di tipo sulla risoluzione di problemi, diciamo così, e sono stati estremamente utili perché hanno ravvivato un po' la vita dei ragazzi che, essendo in lockdown, non avevano altre possibilità, insomma, di comunicazione con l'esterno. A maggior ragione quest'anno che sono stati fatti, la semifinale è stata fatta in presenza e ho visto tantissimi ragazzini dalla prima media in su coinvolti in questa attività. C'è grande soddisfazione per la nostra scuola che da anni organizza questi giochi, ma quest'anno in particolare, proprio per il rientro in presenza, c'è una gioia grande, una soddisfazione della nostra dirigente, dottoressa Monica Cicalini, ma anche di tutti gli insegnanti della scuola, oltre che dei nostri studenti, proprio per il passaggio, diciamo, da una situazione ad un'altra. E quindi noi ora stiamo organizzando il Pullman che porterà questi ragazzi a Milano e che sarà una grande e bella festa della matematica. Tra l'altro, Ilaria, siamo giunti, correggetemi se sbaglio, alla 29ª edizione di questi giochi matematici promossi dall'Università Bocconi e andiamo allora a sentire i protagonisti. Qui abbiamo una nutrita delegazione di studenti e studentesse. Cominciamo per cavalleria proprio dalle studentesse. Se ricordate intanto per tutti il nome in apertura e che cosa significa appunto per te poter prendere parte a questa fase finale. Allora, io mi chiamo Martina Burroni e per me comunque fare i giochi e le gare matematiche, soprattutto avere anche la possibilità di andare a Milano e confrontarmi anche con persone che comunque non si trovano anche nella mia scuola e che quindi vengono anche da un percorso formativo anche probabilmente diverso dal nostro. Diciamo che anche apre un po' la mente, nel senso che ci permette anche di vedere in che modo approcciare anche la matematica da punti di vista diversi e sicuramente permette anche una grande possibilità di fare nuove conoscenze, questo diciamo che è anche una delle cose più importanti al di là della gara in sé poi.
Ecco, anche per te chiedo appunto di ricordare il nome. C'è una preparazione particolare che si affronta o ci sono ovviamente, ecco, appunto dei percorsi specifici? Sì, allora mi chiamo Matilde Bartolozzi e sì, innanzitutto a scuola abbiamo sempre fatto moltissimi allenamenti anche più volte a settimana per prepararci a queste competizioni, ai giochi matematici come alle Olimpiadi della Matematica, quindi preparandoci su due livelli, sia per le competizioni a livello individuale e sia invece per quella squadra dove ovviamente la preparazione è di tipo diverso in quanto è magari necessaria più una collaborazione tra diversi studenti, quindi anche a seconda delle diverse tipi di competizioni ci sono diverse preparazioni che comunque ovviamente il filo conduttore è quello sempre di vivere la matematica come un gioco, quindi attraverso il divertimento, riuscendo a imparare, mettere anche appunto in pratica tutte quelle esperienze che abbiamo vissuto sia a scuola che poi appunto negli allenamenti pomeridiani. Ecco, se puoi raccontarci nel tuo caso la tua personale esperienza, la compagna diceva appunto che c'è anche una preparazione, c'è anche immagino una sorta di predisposizione personale, insomma un collegamento, un feeling particolare con la matematica. Sì, io sono Paolo Cambria e comunque anche quando ero alle medie ho sempre gareggiato a questi giochi della Bocconi, però è la prima volta che passo alle finali di nazionali di Milano e comunque è stata una gioia perché a me la matematica sin dalla tenera età è sempre piaciuta, quindi è stata un'emozione particolare e aver realizzato che sarei andata a Milano è stato molto molto emozionante. Allora, intanto complimenti a tutti coloro che abbiamo sentito e vengo da te, anche tu hai iniziato già dalla fase delle scuole medie. Sì. Io mi chiamo Andrea Reali e come hanno detto i miei compagni e compagne condivido la loro idea e io partecipo a queste gare già dalla prima media. E, sono già stata a Milano 3 volte, ma comunque anche andarci quest'anno è sempre un'emozione, una bella esperienza da fare e da provare. E comunque anch'io sono appassionato di questi giochi già da prima dei tempi delle medie, per esempio dalle elementari, non per questi della Bocconi, ma ce n'erano di altri tipi, ma comunque apprezzo sempre mettermi in gioco e provare a fare il mio meglio. Per quanto ti riguarda c'è anche insomma un risultato prestigioso già ottenuto. Sì, io mi chiamo Luca Sabatini e è vero, già l'anno scorso sono arrivato 4º appunto sempre a queste finali nazionali della Bocconi e quest'anno sono nuovamente riqualificato e spero comunque di poter riconfermare questo risultato, anche perché comunque io sono sempre stato appassionato dalla matematica e questi giochi mi piacciono particolarmente poiché fanno uscire quello che è il lato più divertente e meno scolastico della matematica, che è un po' quello che anche fa paura a molte persone, perché si pensa che la matematica sia quella brutta, difficile, incomprensibile, quando in realtà può anche non esserlo. C'è quindi un altro modo di vedere e di approcciarsi alla matematica. I giochi matematici, Ilaria, possono diventare anche una questione di famiglia, lo dimostra questa coppia di fratelli che frequentano la prima e la classe 5ª e sarete appunto entrambi a Milano. Cominciamo con il più grande? Sì, va bene. Sono Lorenzo Di Sangro e lui è Luca. E sì, anch'io fin dalla prima media ho partecipato ai giochi matematici della Bocconi e devo dire che è di famiglia anche perché già mio nonno era un grande professore di matematica e proprio per questo penso che mi abbia trasmesso la passione per questa materia che poi dopo è andata anche a farsi in questi giochi più appunto meno matematici, rigorosi, scolastici che nella matematica pura. In questi giochi appunto io mi rispecchio meglio proprio per la più maggiore leggerezza e minor rigidità che essi pretendono perché così io possa poi aiutarmi a sviluppare anche questa parte creativa della matematica che non è scontata e penso sia la parte più interessante e migliore che ti fa aprire più strade nel mondo di oggi. Insomma, una tradizione familiare, non ti potevi sottrarre. No, non mi potevo sottrarre, appunto la matematica appunto mi dà, è una cosa molto familiare e penso che questa tradizione la porterò anche in futuro con generazioni e penso anche che la matematica sembra una cosa
difficile, molto incomprensibile, però secondo me anche per generazioni in questo caso si è trasmessa questa cosa. E secondo me non è un caso, è una cosa molto particolare, e secondo me pochi l'hanno, e appunto secondo me è un grande traguardo anche questo per me, e un traguardo anche per il liceo, per Arezzo, per due fratelli che sono arrivati nella stessa, che sono andati a Milano, e questa è la mia prima volta per me e sono molto eccitato, ecco. E allora rinnoviamo il nostro in bocca al lupo a tutti questi ragazzi. In conclusione, perché il nostro tempo a disposizione è terminato, ricordiamo che ci sono anche altri appuntamenti sempre per quanto riguarda delle competizioni in ambito matematico con le Olimpiadi. Telegraficamente, sì, e i nostri ragazzi, molti di questi presenti oggi, andranno alla finale nazionale delle Olimpiadi della matematica, che si svolgerà dal 5 all'8 di maggio a Cesenatico, e i cui quesiti o problemi sono molto più matematici di quelli invece proposti nei giochi matematici. Quindi facciamo un grande in bocca al lupo a questi ragazzi per tutte queste gare. Grazie dunque alla professoressa Velia Guiducci e ai ragazzi. Ilaria, ti restituiamo la linea. Allora, grazie a Riccardo Ciccarelli. Io, mentre ascoltavo con molta attenzione le parole di questi giovani appassionati di matematica, ho fatto in tempo a mettermi comoda, a mettermi seduta sul nostro sgabello. Insieme a me è arrivata anche Anna Bartolini, che tra poco ci parlerà di un libro che tra l'altro è uscito diversi anni fa, ma che ancora riscuote successo, e tutto questo tra pochissimo. Rimanete con noi.